Io vogliamo fare vedere la tua cameretta. Una cameretta estiva questa. Vieni, facciamoli vedere. Io credo che il desiderio di paternità è al pari di quello della maternità. È un istinto. E non tutti siamo nati per essere padri e madri, ma lo dobbiamo sentire e dobbiamo essere consapevoli che la paternità e la maternità è anche una responsabilità. Chi mi conosce dice che io da sempre sono stato padre, anche per gli altri. Io sentivo forte questo desiderio di paternità. Ero anche consapevole che potevo essere pronto per un figlio disabile, perché la disabilità non mi ha mai spaventato, perché fa parte della mia vita. Per me Alba non è stata la scelta di serie B. Se io avessi potuto accedere al registro delle adozioni al pari di una coppia, avrei comunque scelto un figlio disabile. Mi sono avvicinato alla disabilità quando avevo 14 anni, attraverso un'esperienza molto personale. Cioè, sono stato vicino, ho accompagnato il mio migliore amico durante un percorso di malattia. Lui si è ammalato di un grave melanoma. Ho capito che c'era qualcosa che non andava e ho deciso di essere vicino a Diego fino alla fine. Dopo la morte di Diego, dove io gli tenevo la mano durante recitavamo il Padre Nostro e lui stava morendo, ho sentito forse così forte il bisogno di cercare Diego in altri e sono arrivato a Lourdes. E lì ho conosciuto la disabilità, è un mondo che abbraccia tante possibilità. E da quell'esperienza a Lourdes nel treno bianco con gli ammalati sono nate delle relazioni importantissime che mi sono portato per 30 anni nella mia vita e che ancora ci sono. E da là nel 2007 nasce Ruta Libera. Gli amici che io conoscevo a Lourdes disabili dicevano: noi viviamo per quella settimana, però poi durante l'anno siamo soli, non abbiamo amici, non abbiamo una serie di relazioni. Quindi Ruta Libera inizia così, nasce per creare un'aggregazione, per creare una serie di attività. Ma poi piano piano ci siamo specializzati, sicuramente nella creazione di attività di inserimento lavorativo e di vita autonoma. E oggi abbiamo tre progetti importantissimi. E cioè una serie di attività lavorative, laboratori, dove avviano i ragazzi al mondo del lavoro, quotidiane, a Napoli, il borgo sociale nel paese di Marzano Appio. Abbiamo con aiuti privati e con i genitori acquistato una serie di case che sono di proprietà dei ragazzi. I ragazzi ci vivono in forma di housing, cioè mettono quello che possono, e in più lavorano, abbiamo un bar, una fattoria, un bed and breakfast, una riproduzione di piante grasse con una serra, una ludoteca, un asilo. E poi il terzo progetto importante è la Casa di Matteo, che è la prima comunità in tutto il sud Italia che ospita bambini con gravissime patologie, anche stato terminale, malformazioni, che vengono abbandonati negli ospedali. La scelta è stata determinata dalla mia esperienza personale. Io credo che ognuno di noi ha un bagaglio di esperienze, poi sta a noi capire se questo bagaglio lo metti a frutto o se te lo dimentichi. La morte di Diego, l'esperienza che io ho avuto, che è stata la più brutta ma forse anche la più bella della mia vita, mi ha cambiato. Ho scelto di portarmi Diego per sempre nella mia vita, sia come ricordo ma sia come espressione di qualcosa che non è morta invano, ma che ha dato frutto. E quindi mi sono avvicinato alla disabilità. È un mondo entusiasmante nonostante la tragedia, perché ci sono delle persone disabili che hanno una grande voglia di vivere, che hanno una grande personalità, che vogliono affermarsi nella società, vogliono essere utili alla società. E da lì, come si può immaginare, io sono scoppiato in una marea di idee, di proposte, per fare in modo che queste persone riescano a trovare poi una loro collocazione. Io sono cattolico nonostante la mia omosessualità. Sono cattolico perché io credo innanzitutto che
prima di tutto la fede mi ha aiutato tantissimo a superare tanti ostacoli. Diego è stato il primo, ma poi ce ne sono stati altri. Incontrare la morte non è stato semplice, soprattutto la sofferenza, la malattia di un tuo coetaneo. La fede mi ha aiutato, ho avuto la fortuna di incontrare delle persone, delle guide che hanno visto Luca e non si sono fermati alla sessualità di Luca, quindi all'omosessualità. Allora, stiamo vedendo un film, è vero? Stiamo vedendo Coco. Adesso Alba e i film si vedono seduti, fermi, in silenzio. In silenzio. E a un certo punto ho scoperto che il Tribunale di Napoli aveva aperto il registro per i single sugli affidi e all'interno di questo registro c'erano una serie di categorie che il Tribunale non riusciva a collocare tra le coppie tradizionali. E cioè bambini disabili con gravi disabilità o con gravi abusi o bambini di colore, insomma una serie di categorie che purtroppo ancora faticano a trovare una collocazione. Ho deciso di aderire, sono stato il primo, ho barrato tutte le X possibili e immaginabili e da lì dopo 8 mesi sono stato chiamato per Alba.